Buongiorno e benvenuti alla Libreria Bocca, il salotto della libreria, ricostruire senza sosta la speranza. Siamo di nuovo in compagnia di Yakabook e Quarte di Copertina, autori da vetrina, e oggi siamo in presenza di Gaetano Liguori, la mia storia del jazz, edito Yakabook. Tra l'altro, caro Gaetano, hai scelto una bella copertina rossa. Data la mia storia, non potevo fare diversamente. Allora, Gaetano, 50 anni di concerti, 40 da docente al conservatorio, dal movimento degli anni 70 al più recente impegno contro le mafie in favore degli ultimi, più una laurea in teologia in arrivo. È arrivata? No, è arrivata. È arrivata, vedi? Sono accelerato, sì. Vedi che bello tirar giù le notizie da internet, nel frattempo la storia è andata avanti, mi piace molto. Infatti, quindi neolaureato, è la prima presentazione che faccio da dottore Gaetano Liguori. Sì, allora, Gaetano Liguori è sempre stato molto più di un semplice pianista jazz, e poi la racconta lui stesso in La mia storia del jazz, Yakabook, libro appena uscito, in cui quella mia è un aggettivo che significa molto, perché rappresenta una visione personalissima che, per radicalità della posizione e sincerità nel sostenerla, ha reso unica la vicenda artistica umana. Quanto ti ritrovi in questa frase? E peccato non avere quel famoso pianoforte che suoni divinamente. Ma sai, quel mia è importantissimo, perché io ho scritto una storia del jazz nel 2000 con Guido Michelone, avevamo fatto per la Christian Marinotti Editore, avevamo fatto la storia del jazz. Ecco, adesso dopo 20 anni, diciamo nel 2022, volevamo rifare questa storia del jazz. Poi ho pensato, storie del jazz ce ne sono tante, bellissime, c'è quella famosa di Polillo, che è quella maggiore, eccetera. E a questo punto io faccio la mia storia del jazz, visto che l'esperienza ce l'ho, perché insomma, ho abbastanza anni, abbastanza concerti on the road, soprattutto qui a Milano. Per cui io ho cercato di descrivere come questa musica, l'effetto che ha fatto su di me da bambino, adolescente, a uomo fatto e finito, a maturo signore, laureato in teologia, come dicevamo prima. Ecco, e come ho scoperto questa musica e i personaggi di questa musica. Chiaramente, io penso che in tutti i libri d'arte, i libri storici, eccetera, c'è sempre una certa visione da parte dell'autore, ecco, per cui senza fare del revisionismo storico, però io parlo del jazz, soprattutto quello che mi ha colpito, quello a cui sono stato più vicino, per cui è chiaro che c'è Armstrong, ci sono i grandi del jazz, però soprattutto c'è il jazz degli anni 60-70, quei grandi personaggi del free jazz, e soprattutto quando il jazz poi ha avuto una connotazione sociopolitica, ecco, in un certo senso, soprattutto qui a Milano. Io qua in Piazza del Duomo ho fatto un sacco di concerti che andavano dal Vietnam a Vacanze a Milano, a Ferragosto, cioè devo dire che mi commuovo quando vengo qui. Beh, io poi sto a Milano, certo, ci passo spesso, però questa occasione è simpatica perché nel 79, a Ferragosto del 79, quando Milano di allora era deserta veramente, era tutto chiuso, e c'era Vacanze a Milano che facevano un concerto qui proprio nella piazza. Doveva venire Sarah Vaughan, una grande cantante americana, non è arrivata, l'ufficio che organizzava, l'ufficio turismo, mi pare, che organizzava questi concerti, mi hanno incontrato per caso, perché ero qua per vedere, ha detto: "Ah, Liguori, stasera cosa fai?" E ho detto: "Ah, sono qua." Dai, facciamo il concerto. E così abbiamo suonato in Piazza del Duomo. Hai trovato un pianoforte? O? Sì, no, bello, no, il Comune di Milano se lo poteva permettere. Ecco, il Comune di Milano. No, era la compagnia che era forte, perché il giorno di Ferragosto, a parte me, tutti i musicisti, tutti lavorano o lavoravano. Per cui il cast era fatto da Walter Chiari, mi ricordo, Vilma De Angelis, il maestro Fidelio, che era un maestro che suonava qui in galleria, nell'unico posto aperto che c'era, sì, c'era il piano bar, diciamo, sì, così. E poi, la banda dei bersaglieri, per cui è un cast eterogeneo, però è stata una bella esperienza. Senti, tu sei la dimostrazione plastica di come la musica e l'arte tenga giovani, anche il fatto che comunque tu sei neolaureato in teologia, cos'è che ti ha spinto? Sai, allora,
senza fare dei discorsi così troppo generali, perché poi queste scelte sono sempre personali. Infatti. Poi, nel mio caso, io mi sono sempre dedicato alla solidarietà, cioè l'Ambrogino d'Oro me l'ha dato per quello, a parte il pianista, ma anche il mio impegno sociale, soprattutto poi a Milano, ecco, diciamo. Ecco, per cui quelli come me che si sono interessati di politica dei giovani, di manifestazioni, io ho fatto i concerti per tutti i tipi di solidarietà possibili e immaginabili, arrivare a una certa età ti fa sì che tu sei sempre in una certa via di ricerca, ecco questo. Per cui io ho cominciato dal 2000. Sono curioso, sei una persona intelligente. No, io mi devo cominciare ad abituare, perché la laurea l'ho presa mercoledì scorso e lunedì ho fatto un concerto di beneficenza, chiaramente, per una realtà a Napoli, figure, e dopo non ci avevo pensato, ma tutte le persone che ero lì mi hanno chiesto questa cosa, ma Liguori, come mai? Io cito sempre, c'è un bell'articolo di Barbacetto sul Fatto Quotidiano che diceva come mettere insieme Sant'Agostino e Che Guevara, ecco, questa cosa qui a me mi divertiva. Sei riuscito a metterli insieme? Sì, spero, perlomeno umanamente senz'altro. Poi la musica... Com'è stata l'esperienza universitaria? Beh, è stata bella perché qui alla facoltà teologica qui a Milano, che è San Simpliciano, io poi ero proprio studente praticante, cioè c'è l'obbligo di frequenza tutti i pomeriggi, dal martedì al venerdì. E poi qualcuno ti avrà chiamato professore, sì, dire la verità. Io volevo essere incognita, poi è entrato un professore di filosofia che è il fratello di un mio bassista, e quindi e poi quando si è sparsa la voce è venuto l'arcivescovo Delfini, veniva in facoltà, allora volevano fare un concerto o qualcosa e mi hanno chiesto se lo facevo, la famosa... Hai fatto più esami o più concerti durante il periodo universitario? No, più studio. No, concerti io... A parte le apparizioni per il libro, io poi avevo fatto un altro libro per la Schiera. Cosa? Confesso che ho suonato. Ma forse l'abbiamo anche presentato, al Parenti l'avevi presentato? Sì. Ce l'ho io a vendere i libri, non l'ho mai visto, ma... Allora, ascolta qua, leggendo la quarta di copertina, una delle voci più autorevoli del jazz italiano, e non solo, racconta l'evoluzione artistica e il percorso storico della musica afroamericana, dalle origini ai nostri giorni, dall'Africa dove tutto nasce a New Orleans. Ecco, questo passaggio dall'Africa a New Orleans. Sono le radici del jazz, cioè il jazz non nasce nei Caraibi o in altre situazioni, nasce proprio nel sud degli Stati Uniti, di diretta discendenza, i padri, i primi capitoli infatti del libro parleranno dello spirituals e del blues, che sono le matrici da cui questa musica comincia a muovere i primi passi. Fermo restando che il jazz è sempre stata una musica dell'altro, di quello che arriva, certo. Perché erano tutti immigrati. Il primo disco jazz lo registrano nel 17, un certo Nick La Rocca, che era un barbiere siciliano che viveva a New Orleans, poi c'erano le comunità Yiddish, infatti non a caso New Orleans, perché New Orleans è la città più cosmopolita, c'era il porto, c'era la marina, c'erano queste situazioni, per cui il jazz nasce in quell'atmosfera, diciamo così, nei bordelli poi. E poi prosegue, il libro narra come in un romanzo due storie che si integrano, quella del jazz, dalle teorie ai generi, e quella delle esperienze personali dell'autore. Ecco, dai, fai una carrellata su quelle che sono le tue esperienze, che a parlarne oggi ti viene ancora la pelle d'oca. Chi abbiamo incontrato? New Orleans ovviamente ci sei stato. Sì, ma diciamo che io ho una discendenza familiare di musicisti, per cui io sono del 50, però nel 55-56 mio padre portava i dischi di Thelonious Monk, per cui ho cominciato, mio padre suonava la batteria, subito, ho cominciato a fare musicista, mio zio era il batterista di Carosone, Gegè, per cui io vengo da una famiglia di musicisti, per cui la musica che ascoltavo, infatti l'introduzione del libro dice il ragù della nonna e Thelonious Monk. Il ragù della nonna era il primo capitolo. Sì, perché la domenica c'era questa usanza, noi siamo una famiglia napoletana, Gaetano Liguori, mio padre Pasquale Liguori, insomma, anche se la mia pronuncia è strettamente meneghina. Ecco, per cui la domenica c'era il rito del ragù,
però la colonna sonora non era Mario Merola o il cantante Sergio Bruni, ma era Thelonious Monk, Duke Ellington e questo tipo di personaggi. Per cui io mi sono avvicinato subito a questo tipo di musica. Sono andato qui in conservatorio nel 62, ho fatto dalla seconda media e sono uscito in pensione nel 2016, per cui sono stato nel Conservatorio di Milano per 50 anni praticamente come studente e come insegnante. E l'esperienza, quella che dicevo proprio vissuta, è perché negli anni 60 a Milano c'era il Lirico e Che facevano adesso questi. hanno riaperto. Sì, adesso hanno riaperto, ma allora facevano questi grandi concerti jazz. Cioè il jazz non c'era nei locali, Certo, c'era. c'era nei teatri. Sì, si facevano i festival una volta all'anno. E io però dal Corvetto prendevo il tram, avevo 16 anni, andavo in loggione su e mi sono visto. Da Ella Fitzgerald Senti, a Bilema, su tutti li ho visti. tra l'altro qui, da quello che dice appunto nell'introduzione in quarta di copertina, tu hai un livello di scrittura che va bene per tutti, adulti meno, e anche più giovani. La narrazione di Liguori crea un intreccio di riferimenti musicali e socioculturali in grado di coinvolgere vecchi e nuovi lettori. A chiusa del libro addirittura fai una sorta di classifica dei 30 più 1, i must listen scelti da Gaetano Liguori. Senti, quindi leggendo il libro ovviamente viene fuori molto di te, Eh sì, per forza. beh, per forza, perché appunto quei personaggi che io dicevo che negli anni 60 vedevo al Lirico, negli anni 70 li sono visti come colleghi nei concerti, perché io ho cominciato a fare il Festival di Bergamo, il Festival di Bologna, il primo festival che abbiamo fatto avevamo 22 anni, perché allora i giovani talenti avevano 20-22 anni, ecco. E noi siamo andati a suonare a Verona con Miles Davis. Cioè, abbiamo diviso il palco con Miles Davis, questo per dirti. Per cui i personaggi che io vedevo, infatti nel libro, quello che può essere divertente è che io racconto anche come sono le persone. Cioè, tu non puoi dividere il musicista dall'uomo, no? Certo. Questo anche nella musica classica E tu basta. l'hai fatto ovviamente in Io chiave, l'ho fatto giustamente la mia proprio vedendolo storia, dal quindi vivo, certo, vivendo la. Senti, caro Gaetano, volevo chiederti, secondo te, se dovessimo fare una classifica delle città più jazz italiane, ce n'è qualcuna? Le eliminiamo tutte? No, Milano. Milano. Milano è prima. Europee? A Parigi c'era Europee, un mio amico Parigi, che sì, andava matto, Parigi. che facevano questi concerti jazz in questi alberghi un Sì, po' fuori esatto. Parigi, al concorso, non mi Tieni ricordo presente male. che nel 71 noi, proprio ragazzi, col pulmino Volkswagen, quelli lì che si usavano una Bellissime, volta, quelli bicolore. siamo andati a Parigi. Perché a Parigi c'era una colonia di musicisti afroamericani, visto che c'erano i Black Power, cioè era movimentato in America, c'erano rifugiati a Parigi. Per cui i nostri dei del jazz vivevano a Parigi. Noi siamo andati, stati in pulmino, li abbiamo seguiti, abbiamo anche rotto le balle, e però abbiamo suonato con loro, li abbiamo visti e conosciuti. Questo per dirti che Parigi in quel momento era veramente il centro del jazz europeo. Adesso no, adesso diciamo fanno dei bei festival, dei grandi festival dalla Spagna al Portogallo, ai paesi nordi scandinavi, ecco, insomma. C'è un capitolo che mi affascina un po' il titolo, Pluralità di soluzioni, il futuro ha un cuore antico. Perché il jazz è una musica dove, vedi, noi stiamo parlando del jazz del futuro, cioè la mia attività che è proiettata al futuro. Però con una gamba e un piede nella tradizione. Cioè, se vuoi fare il jazz, devi conoscere Armstrong. Magari non lo suoni dell'altra musica, però devi conoscere la storia del jazz. E io quello che spero di fare con questo mio libro è proprio quello. Cioè, è un libro dove tu leggi e dici Billie Holiday. Allora cosa fai? Vai, ti cerchi su Wikipedia dove vuoi Billie Holiday, ti vai a prendere il libro. E poi soprattutto ti senti il disco. Senti una curiosità, come si chiamava la nonna?
Maria si chiamava Maria, è una napoletana. Maria, senti, ascolta Gaetano, qual è il tuo rapporto con le trasmissioni televisive di oggi sulla musica in generale? Perché tu comunque hai insegnato anche al conservatorio, quindi comunque hai cresciuto nuove leve nel mondo della musica moderna e contemporanea. Poi magari il conservatorio è più legato al classico e quindi agli strumenti più tradizionali. Qual è la tua, che idea ti sei fatto? Diciamo nessuna, perché io in televisione non mi hanno mai invitato. Cioè, no, vabbè, quelli che dicono ai miei tempi un cavolo, la Rai 1, Rai 2, Jazz non l'ha mai mandato neanche in onda. Jazz no, però penso anche a trasmissioni tipo The Voice, X Factor. Ah, tu, quelli, qual è? Di adesso. Sì, quelli di adesso. Quelli di adesso vanno bene. Cioè io non sono mai ai miei tempi e adesso. Prima c'era un altro modo di approcciarsi, però gli scalzacani c'erano lo stesso, quelli che facevano successo non erano capaci, c'erano lo stesso. Chiaramente il mercato era diverso, cioè negli anni 60 noi siamo venuti a Milano, mio padre venne a Milano perché Milano era la capitale del disco, per cui arrivava Celentano con la Lambretta, che non era nessuno, e poi faceva il disco e vendeva 1 milione di copie, cioè, per cui era tutto un altro modo di rapportarsi alla musica. Qui c'era la Galleria Vittorio Emanuele, dove c'erano tutte le edizioni musicali. Sì. Adesso non esiste più. Galleria del Corso. Galleria del Corso. Sì. No, era divertente perché io ci venivo da piccolo, perché Galleria del Corso poi era il ritrovo dei musicisti. Certo. Sì. E addirittura facevano le orchestre, non so, c'era da fare l'avant spettacolo a Messina o il dancing a Pavia, no? Allora arrivava uno e faceva l'orchestra e c'erano tutti i musicisti, chiaramente da mezzogiorno in poi, da mezzogiorno alle 4. Allora, il libro è abbastanza recente di stampa, ma tu mi hai detto che è stato presentato già diverse volte, tra cui appunto anche alla Casa del Libro di Kerbacher. Saluto Andrea, ciao Andrea. E volevo capire quali sono state le considerazioni ricevute dalla lettura del libro che ti hanno più colpito? Ma guarda, una che mi ha colpito è stata la prima intervista che mi ha fatto Rolling Stone, perché la rivista io non c'ero mai andato su Rolling Stone, mi ha telefonato Luigi Zoia, che è un giovane chiaramente, che però era non solo giovane, ma era anche curioso, per cui diciamo che io adesso mi trovo in una situazione strana, perché quando fanno un festival, adesso ci sarà il festival della Cramps, cioè sono tutti personaggi che io ho vissuto, perché certo, ero a Milano, per cui spesso ti chiamano perché rappresenti un'epoca, no? Allora io cerco di dire sì, ma io faccio anche della musica diversa, della musica nuova, eccetera, e forse anche per questo mi sono iscritto a teologia, no? In modo da, cioè io non credo che bisogna apparire sempre, essere sempre sulla scena. Io adesso l'ultimo CD l'ho fatto nel 2014 ed è un pianoforte per i giusti, si chiama, e anche lì, guarda caso, i giusti è l'associazione milanese di Gabriele Nissim che pianta sulla montagnetta di San Siro un albero per tutti i giusti della terra, ecco, per cui è una cosa benefica. Io sono ambasciatore di questa associazione e siamo partiti subito, però è un disco un CD del 2014. Voglio rubarti una promessa, perché voglio riuscire prima o poi a portare un pianoforte all'interno della libreria. Ti aspetto più o meno tutti i pomeriggi. Sì, no. Qualche pomeriggio alla settimana. Sì, no, posso portare. Sai che bella la musica all'interno della libreria. Ma no, voglio un pianoforte, non dico a coda, ma un pianoforte. Guarda, adesso guardandoti, dietro di te c'è questo mobiletto, posso anche eliminarlo, metto lì un pianoforte. Lo farò anche in galleria. Lì sarebbe bellissimo. Una volta che lo portiamo qua, poi chiediamo quello che sono le pizze comune. Esatto. Allora, ricordiamo Gaetano Liguori, La mia storia del jazz, Yaka Book, ovviamente. Il libro costa 25 euro, disponibile alla libreria Bocca. Senti Gaetano, hai risposto a tutte le mie domande, le mie curiosità, mettiamola così. Tu vuoi aggiungere qualcosa? No, io direi che appunto la cosa che ho citato, che il futuro è un tuo cuore antico, no? Allora, quello che a me piace, poi soprattutto nella mia città che è Milano, pensare sempre di fare delle cose che ti rinnovano, sia musicalmente che anche socialmente. Per cui tutte le iniziative che vengono vanno bene, in un certo senso, per allargare
la capacità della gente. Certo. Poi direi che come... E poi la prossima volta che vengo qui avrò fatto il dottorato, perché adesso ho fatto la laurea, faccio il dottorato, sono altri 4 anni. Allora, in bocca al lupo, allora vuoi aspettare altri 4 anni? No, verrai prima, adesso ci organizza anch'io, va bene, allora ci rivediamo prossimamente. Una buona serata, ringrazio ovviamente l'editore Yakabook e niente, a presto, alla prossima. Okay, ciao a tutti. Ciao.